Allora, partire adesso con un'attività fotografica professionale, è una grande idea o è una grande idiozia? Vediamo. Non è vero che sarà una cosa facile, non è vero che essere capaci di fare delle belle fotografie fa il fotografo. Non è vero nemmeno però che non esista spazio per una nuova professionalità fotografica. È vero che ci sono molti settori fotografici che funzionavano un sacco di tempo fa, 4, 5 anni fa, che adesso sono morti completamente sepolti, ma è anche vero che con questa stessa rapidità nascono nicchie di mercato e possibilità professionali reali e sfruttabilissime. Allora, non puoi aspettarti che il lavoro sia semplice se quello che offri è bello, è esteticamente appagante, contiene tanta poesia, ma è comune. Nessuno è disposto a spendere dei soldi, e di questo stiamo parlando. Se lo fai per mestiere significa che verrai pagato per fare questa cosa. Allora, non c'è un mercato, nessuno è disposto a spendere dei soldi per comprare capacità che sono diffusamente disponibili. Anche una gocciolina sul filo d'erba, una gocciolina di rugiada, parlo proprio della gocciolina, non della foto, è una cosa stupenda da vedersi, bellissima, poetica, appagante esteticamente, ma nessuno spenderebbe dei soldi per avere una gocciolina di rugiada su un filo d'erba, perché tutte le mattine in tutti i prati ci sono milioni di fili d'erba con miliardi di goccioline, stupende ma senza mercato. Allora, se fai fotografie di rugiada, stupende e brillanti, per le quali tanti ti fanno i complimenti, tanti ti dicono che sei in gamba, tanti si sentono mossi sentimentalmente da quello che fai, tanti taggano che gli piace, ma nessuno spende dei soldi. Questo non è un mestiere, mantienilo come un hobby perché è stupendo, e non metterti nella condizione imbarazzante e frustrante di cercare di vendere qualcosa che nessuno vuole comprare. È il momento di fare questo passo? Quando vuoi aspettare? Quando avrai 45-50 anni? No. Allora, il momento viene determinato se quello adatto oppure no, dalla tua situazione, non da quello che sta fuori. Fuori non potrai sapere, nessuno di noi può sapere cosa sarà l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3, fra 10. Quello che sei tu adesso dentro invece sì. Allora, non puoi attendere di essere senza spazio per dei guizzi di coraggio. Se adesso, e quindi quando avrai 45 anni, delle famiglie da mantenere sulle spalle e delle difficoltà oggettive, non si potrà più fare. Se adesso questa è una fase della tua vita in cui te la senti di investire su di te, e investire con intelligenza e con rispetto degli altri, così come vediamo come possiamo vedere in questi video, allora fallo, fallo, perché il farlo ti dà la possibilità di ottenere quello che volevi. E se l'hai ottenuto ne sarai contento. Se non lo otterrai, avrai ottenuto di avere la certezza di avere percorso quella tua strada, quella che sentivi, e non il rimorso di avere avuto una strada che non hai aperto per timore, per pigrizia. E quindi comunque sia sarà un successo, comunque vada sarà un successo personalmente parlando. Perché sia un successo anche reale, non solamente teorico da consolazione, occorre che quello che tu hai da offrire, come ci dicevamo, sia merce rara, cioè merce in termini di servizio, capacità, che non hanno tutti. Che cosa non hanno tutti? La genialità, d'accordo, ma non ci si può consigliare di essere geniali. La capacità di interrelazionarsi con gli altri, questa è importantissima, d'accordo, però non ti si può consigliare di essere bravo a interrelazionarti se non ci riesci. Se hai questi due elementi, stupendo, perché hai già buona parte del lavoro portato a casa. Se non li hai, tieni conto che le competenze che puoi mettere in gioco sono necessariamente delle competenze combinabili fra loro, cioè non devi essere capace solo di fare un po' di belle foto, ma devi essere capace di fare buone fotografie e avere altre competenze da aggiungere. Mi spiego, faccio un esempio. Se tu conosci qualche parola, chi conosce qualche parola di inglese, mastica un po' di inglese, ha sì una competenza di fondo, di base, ma non ha per questo un mercato. Chi se lo fila uno che conosce qualche parola di inglese? Ma se oltre alla competenza linguistica di inglese di base hai una competenza, una conoscenza di qualcosa di specifico, che so, la tecnica delle pompe idrauliche, per quell'azienda che produce pompe idrauliche e fa import-export di queste cose, la tua competenza, anche non eccelsa, di inglese sarà spendibile e
potrai tradurre i libretti, interfacciarti con gli altri clienti perché conosci la terminologia tecnica e quello che sta attorno a quel mercato specifico. Fuori di metafora, sapere fare un po' di fotografie e basta non ti rende visibile in nessuna maniera. Aggiungere al saper fare fotografia la conoscenza di un settore perché lo ami, perché lo percorri, perché è veramente il tuo, che sia il teatro ma perché lo vivi e lo frequenti, che sia la moda ma perché ami la moda, non perché ti piacciono le ragazze da fotografare. Scriveresti un articolo di moda? Hai la competenza per scrivere un articolo di moda? Se sì, probabilmente se sai fotografare potrai diventare fotografo di moda. Se non hai la competenza per scrivere e firmare un articolo di moda, ma perché dovresti fare fotografo di moda? Cosa hai da dire? E così per qualsiasi altro settore. Sposare le due competenze umane, di conoscenza di un settore, di entratura in quel settore, di entusiasmo, di persone che conosci in quel settore e fotografico e fotografiche, ti dà una chiave d'accesso che è spendibile. Oppure possono essere competenze tecniche, se conosci il rendering e sai utilizzare modelli 3D, non occorre che li faccia tu, li puoi comprare dalle agenzie stock di modelli 3D per fare fotografie di sintesi, se sai fare video in maniera decente, se hai una comunicativa particolare, insomma se hai altre cose oltre alla fotografia e le foto, questa nuova lega metallica funziona, può funzionare, e vediamo nei prossimi video passo passo quali possono essere gli elementi.